WWF Italia Nostra, Pronatura, Mountain Wilderness, Sky, Salviamo l'Orso, Touring Club, dalla parte dell'Orso, Orso and Friends, Comitato Salviamo il Parco, sono tornati oggi a rivendicare un confronto con la Regione dopo l'impugnativa di incostituzionalità della legge regionale che ha fatto una riperimetrazione del Sirente Velino e che hanno definito taglia parco. Il testo dell'impugnativa per i presenti solleva una serie di illegittimità costituzionali che sarebbero presenti nella legge. In particolare ci sarebbe una criticità di fondo nell'impostazione della legge, quella di affidare la conservazione della natura, bene collettivo, a logiche localistiche, quelle che le associazioni hanno sempre contestato. L'impugnativa esplicita questo concetto: la disciplina delle aree protette rientra nella competenza dello Stato, le regioni possono solo determinare maggiori livelli di tutela, ma non derogare alla legislazione statale. Insomma, per loro la riperimetrazione non assicura il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale. Facciamo un appello alla Giunta e al Consiglio regionale perché non aspettino il pronunciamento della Consulta, ma avviino un nuovo processo di confronto, di ascolto con tutti i portatori di interesse nei territori. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, vogliamo incontrare i cittadini, vogliamo fare le nostre proposte. Ci auspichiamo un confronto leale e aperto. Laura Asti, di Pronatura, ha ricordato che un anno e mezzo fa fecero un sit-in fuori la sede del parco. Nessuna risposta. E i presenti hanno chiesto a gran voce un confronto con la Giunta. Per loro si baratta, si dicono pronti a fare la loro parte con proposte e con interlocuzione con tutti gli attori del territorio, nell'ottica di avviare una nuova fase del parco che, dicono, è sempre stato invece terra di conquista delle maggioranze politiche. Io volevo ricordare che è un anno, è esattamente un anno fa che abbiamo cominciato questa battaglia, questa lotta, questo portare in evidenza le motivazioni. Un anno fa eravamo a Rocca di Mezzo a fare il sit-in davanti alla sede del parco, non ci hanno ascoltato in audizione, ci hanno chiamato più volte, imprudente eccetera, ma non hanno tenuto conto di tutte queste cose che noi sottolineavamo e che adesso il governo ci dà ragione.